I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. Ristoranti, bar e parrucchieri riaprono da lunedì anche in Lombardia, via libera dopo l'intesa sulle linee guida per la sicurezza. Tragedia in famiglia ad Almine, un 33enne con problemi psichiatrici uccide la madre a coltellate. Brescia e Bergamo si candidano a capitali della cultura per il 2023, unite dal dolore nell'epidemia, progettano insieme la rinascita. Sabato 16 maggio, Sant'Ubaldo, buongiorno dal Gazzettino Padano con Alberto Ambrogi in studio insieme ad Alberto Barbagallo che vi parla grazie all'assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti e Antonino Faranda. Prima di tutte le altre notizie, le informazioni sulla viabilità da Radio Traffic, Gianni Di Lascio. Buongiorno a tutti voi, l'augurio di un buon sabato. Al momento non vengono segnalati particolari disagi lungo le principali arterie di collegamento della regione, dove infatti il traffico si mantiene regolare. Vi ricordiamo però che a causa di lavori sulla A4, la Milano-Venezia, dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani, domenica 17, resterà chiuso in entrata lo svincolo di Brescia Est in entrambe le direzioni di marcia. Con queste tutto, grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio. Alziamo lo sguardo al cielo di Lombardia con le previsioni del tempo per questo fine settimana. Camilla Galli dal Centro Geofisico Prealpino di Varese. La depressione sulla penisola iberica sospinge ancora oggi masse d'aria umida verso la regione padano-alpina. La domenica si sposterà verso est, ne consegue un graduale aumento della pressione atmosferica e la diminuzione dell'instabilità. Anche le temperature si alzeranno. Previsioni oggi nuvoloso, molto nuvoloso al mattino, con piogge deboli e residui rovesci. Nel pomeriggio qualche schiarita, generalmente asciutto, in serata e nella notte rovesci sulla pianura e il Garda. Temperature massime tra 20 e 23 gradi, minime tra 11 e 14, zero termico a 2900 metri. Domenica al mattino nuvolosità a tratti estesa, poi ampie schiarite e asciutto. Sulla fascia alpina possibilità di isolati piovaschi, temperature massime in aumento. Lunedì soleggiato, cumuli sui monti nelle ore più calde e solo qua qualche locale rovescio. Altrove asciutto, caldo, con temperature in lieve aumento. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Il Gazzettino Padano. Ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti potranno riaprire da dopodomani anche in Lombardia. La regione ha dato via libera dopo l'intesa con il governo sulle linee guida per la sicurezza. Almeno un metro di distanza tra i clienti nei ristoranti, così come dai parrucchieri. Prima, nelle linee guida indicate dall'INAIL, i metri di distanza tra i clienti erano almeno due. Da lunedì riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti con nuove indicazioni. Gli estetisti, ad esempio, dovranno indossare visiera protettiva e mascherina FFP2 senza valvola. Sono le misure delle regioni per la riapertura di lunedì accolte dal governo dopo un'intera giornata di incontri e trattative. Un passo decisivo e importante, ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, che ha annunciato che oggi verranno adottati i provvedimenti per garantire la ripartenza in sicurezza. Misure dunque uguali per tutte le regioni, che dovrebbero quindi evitare possibili responsabilità penali. Timore che prima delle modifiche avevano molti governatori qualora non si fossero attenuti alle linee guida dell'INAIL. Alan Gard, TGR Lombardia. Si conferma il calo dei contagi nella nostra regione, 299 nuovi positivi contro i 522 registrati nella giornata precedente. Ancora alto il numero dei decessi, 115. Il totale delle vittime in Lombardia sale a 15.411. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive e negli altri reparti Covid. L'assessore regionale alla sanità Gallera ha reso noto che dal 23 aprile sono stati effettuati dalla regione circa 80.000 test sierologici. Ha sviluppato gli anticorpi il 42% dei lombardi che sono stati in quarantena perché in contatto con altri positivi al coronavirus. Le indagini sul rapimento di Silvia Romano in Kenya, i carabinieri hanno perquisito la sede di Africa Milele, l'organizzazione per la quale la giovane lavorava.
Verificare le condizioni di sicurezza in cui Silvia Romano lavorava quando fu rapita il 20 novembre del 2018 nel villaggio di Chakama in Kenya. Per questo i carabinieri del ROS hanno acquisito documenti e materiale informatico contenuto in PC e telefoni nella sede di Fano della Onlus Africa Milele, con cui la giovane cooperante era partita nell'ambito dell'inchiesta romana sul suo sequestro. Per la famiglia Silvia fu mandata allo sbaraglio, accuse respinte dalla responsabile della Onlus marchigiana Lilian Sora, il suo sospetto che la ragazza fosse invece controllata da qualcuno che l'avrebbe tradita approfittando delle poche ore di buco organizzativo in cui Silvia era rimasta sola. La ragazza ha risposto su Facebook a un videomessaggio di solidarietà da parte di musulmani di varie zone d'Italia. Che Allah vi benedica per tutto questo affetto che mi state dimostrando, ha scritto. Ciao fratelli, a presto, inshallah. Dopo gli insulti e le minacce di morte sui social per cui è stata aperta un'inchiesta e i due inquietanti episodi dei giorni scorsi con i cocci di vetro trovati sul davanzale sotto la finestra di Silvia e l'incursione nel palazzo di un nordafricano che avrebbe detto di volerla incontrare e sarebbe poi fuggito, gli investigatori milanesi stanno invece analizzando alcuni filmati e monitorando profili social per identificare gli autori dei messaggi d'odio e capire se la ragazza sia in pericolo. Sentiti nelle scorse ore dai ROS di Milano anche il padre e lo zio della giovane volontaria. Sara Grattoggi, TGR Lombardia. Tragedia in famiglia ad Almine, un 33enne con problemi di salute mentale ha ucciso la madre a coltellate. Io ho soltanto fatto la prima telefonata. A dare l'allarme in un condominio di Sforzatica di Dalmine sono stati i vicini allertati dalle urla che arrivavano dall'appartamento. Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale, il giovane ha aggredito anche loro, lo hanno dovuto sedare e portare in ospedale. Poco dopo la terribile scoperta, il trentenne, un uomo con problemi psichici, aveva ucciso la madre colpendola con un coltello o con un altro oggetto contundente. Non sono chiari i motivi dell'aggressione, potrebbero essere legati allo stato di agitazione del ragazzo, che a quanto risulta era in cura per problemi psichici. L'altro figlio della vittima ha scoperto tutto solo una volta tornato a casa. No, non sapevo niente. Niente, l'ho scoperto al ritorno dal lavoro. Mi devono informare ancora, non so niente. Adesso ho parlato con una persona, mi informeranno loro. Mi devono far sapere tutto, non so niente. Il trentenne è stato fermato in strada dagli uomini della locale in uno stato di evidente alterazione. Per bloccarlo sono state necessarie 3 persone. Ora sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Treviglio. Federico Simonelli, TGR Lombardia. Arrestati a Milano in via Gola 2 presunti spacciatori, dopo varie segnalazioni la polizia ha notato il via vai di persone da un appartamento con videosorveglianza esterna. Gli agenti hanno perquisito la casa di un 38enne trovando circa un etto di cocaina, parte su un tavolo, in parte dentro un cuscino che conteneva anche hashish e marijuana. La perquisizione si è estesa all'abitazione di un complice al piano inferiore, dove i poliziotti hanno sequestrato altra droga. Brescia e Bergamo si candidano a capitali della cultura 2023, unite dal dolore nell'epidemia, progettano insieme un futuro di rinascita. Era nell'aria dei giorni più cupi del coronavirus, Bergamo e Brescia vivevano col sottofondo delle sirene delle ambulanze. Cugine ma rivali, sorelle nel dolore, cercavano un terreno d'incontro trovato nella candidatura comune a Città Italiana della Cultura 2023. L'annuncio dei due sindaci per Bergamo, Giorgio Gori. Sembra che la cultura possa essere il modo anche per prendersi cura delle ferite, per ripensare il senso della nostra comunità e per dare a tutti un segnale forte di fiducia. Terreno già dissodato da secoli di storia comune, recentemente il Festival Internazionale della Musica, sospeso come le mostre, il restauro della Vittoria Alata, i lavori al Donizetti, cantieri da trasformare in candidatura, Emilio Del Bono, Brescia. È un segno per l'intero paese dopo il contagio, dopo quello che abbiamo vissuto e stiamo in parte vivendo, di come le città siano resilienti, siano in grado di riprendere il loro cammino. Pierluigi Ferrari, TGR Lombardia. Lo sport, la Lega Basket allarga il campionato di Serie A portandolo a 18 squadre con l'ingresso di Torino, nessuna retrocessione dal torneo interrotto per l'epidemia, dunque tutte e 5 le squadre lombarde rigiocheranno nel massimo campionato. Nelle coppe Milano in Euroleague, in Eurocup ritroveremo la Germani Basket Brescia. E ora è il momento della rassegna stampa. Sui quotidiani ampio spazio al maltempo dell'altra notte, Repubblica Milano dedica 2 pagine, isola in guarda sotto il fango, un'altra calamità dopo il virus, la rabbia dei commercianti che avevano già sanificato i locali per la riapertura. Sul Corriere della Sera Milano la lettera di Don Angelo Riva, parroco di Corenno nel Lecchese, i vescovi sono imprudenti, non apro la messa ai fedeli, il Vangelo predica la salute. Ma sentiamo il caporedattore del Corriere, Fabio Finazzi. Oggi dedichiamo la nostra prima pagina a 2 argomenti forti. La prima è il tema delle riaperture tanto attese, titoliamo così, le riaperture all'ultimo metro.
perché c'è stata una trattativa serrata sulle distanze e alla fine la Regione Lombardia ha annunciato e passata la nostra linea, la trattativa tra il governo e le regioni. E l'altro grande tema è la notte da incubo del Seveso che è esondato con allagamenti, blackout e i cittadini di Niguarda esasperati che dicono ora basta. Grazie a Fabio Finazzi, caporedattore del Corriere della Sera Milano. Maltempo e allagamenti anche sul Giorno, inchiesta giudiziaria sul fiume Seveso in archivio, anzi no, si indagava su una serie di esondazioni tra il 2010 e il 2014, fascicolo disperso da un anno, ma la stessa procura chiese di non procedere per inondazione colposa contro l'ex assessore comunale Decorato, oltre a Boni e Belotti al tempo in regione. Il Giornale, cronaca di Milano, anagrafe su prenotazione, il pressing degli ambulanti, riaprono le sedi decentrate ma solo su appuntamento, flash mob per far tornare al lavoro 6.000 operatori. Sul Fatto Quotidiano, blindata l'autostrada Torino-Milano, ecco il super regalo al gruppo Gavio, attraverso il CIPE, il Ministero dei Trasporti sblocca i lavori sulla Asti-Cuneo che di fatto rendono eterna la ricca concessione, chi subentra nel contratto della Milano-Torino dovrà dare al gruppo 300 milioni. Il Giornale di Brescia, viaggio nella giungla dei test sierologici con ATS a pagamento e forse nazionali. A due giorni dal via libera ai privati, le prenotazioni arrivano già a fine giugno, positivi dal destino incerto. Eco di Bergamo, anticorpi positivo al 51% dei cittadini in quarantena, nelle indagini 6.615 operatori sanitari, il 24% è venuto a contatto con il virus. Il cittadino di Lodi, in due mesi e mezzo 378 morti nelle case di riposo in provincia, 1.500 posti letto, in pratica deceduta una persona su quattro. Le più colpite: Santa Chiara di Lodi, Opere Pie di Codogno, Terzaghi Vittadini a Casale. La provincia pavese, la rabbia di baristi e negozianti fino all'ultimo senza informazioni. Il vertice decisivo solo tre giorni prima della partenza, non si può acquistare il materiale che serve. La provincia di Como, Matteo, ora riposi vicino ai tuoi monti. E a Villa Guardia, il funerale del ragno Bernasconi travolto da una valanga sul Pizzo del Diavolo. Il suo ultimo pensiero: insegnare alla sua bimba di due anni ad arrampicare. E infine sulla provincia di Cremona, ospedale da campo di Crema, 25 al via lo smantellamento, presto rientro in patria dei medici cubani. Prossimo appuntamento con il Gazzettino Padano alle 12.10. A tutti voi grazie per l'attenzione e l'augurio di una giornata serena. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia. Rai Radio 1, il protagonista sei tu.